Okay, let's go. Ciao a tutti ragazzi, io sono MerloCraft e oggi siamo qui con Britus. E oggi siamo qui in un nuovo episodio della Sky Factory 2. Come state ragazzi? Come state? Io sto benissimo. Il nostro sistema qui, credo che abbiamo finito i martelli. No, non abbiamo ancora finito i martelli, però presto li finiremo, quindi dovremmo fare qualcosa riguardo ai martelli. Ad ogni modo il nostro sistema... Scusate, ma un po' giù la voce. Il nostro sistema funziona perfettamente. E qui appunto, durante i tre episodi ho sempre svuotato le loot bag, prendendo tutto quello che ritenevo necessario tenere, mettendolo qui. Abbiamo un bel po' di diamanti e smeraldi e redstone che possiamo portare al loro posto. E sì, questi lingotti sono un po' particolari. Li andremo a visitare più avanti nella... non dico nella storia, comunque più avanti nella serie. Intanto possiamo piazzare qui. Abbiamo sopra lo stack di redstone, ragazzi. Abbiamo preso delle ancient spores, che erano la cosa principale che volevo. Quindi è fantastico. Ora, non lo so, volevo forse fare un altro autonomous activator per far andare questa cosa un po' più veloce. Quasi rimetterei a gravel. Adesso lo farò fra un po', perché ora non ho voglia. La nostra farm funziona benissimo. Vedete che l'ho finita dallo scorso episodio. E ho messo un po' di grano qua, mi mancano proprio giusto... Ah no, l'ho finita proprio del tutto, ok. Ah, giustamente, e mi sono fatto i due semi. Mi ricordavo che c'era qualcosa col 2, ma non mi ricordavo che cosa, quindi questi due possono andare via. E ho raccolto abbastanza terra, essendo che fortunatamente mi sono ricordato che la terra si può fare anche con la zombie flesh, la carne di zombie. Ho fatto un bel po' di terra, vedete che qui ne ho due ancora, e ne ho 35 in totale. E ho un po' qua allineato per fare la nostra prossima farm, che comincerà e... Actually comincerà qui, quindi si espanderà in questa direzione, proprio giusto per lasciare un piccolo break in mezzo. Quindi sì, probabilmente lavoreremo in altre due piattaforme oggi, perché voglio creare un sistema con quelle ancient spore che vi ho fatto vedere prima. Il prossimo episodio probabilmente lo dovremo fare, perché voglio un po' più di materiali prima. E voglio anche entrare a lavorare con una mod che non ho mai fatto prima. E 3, 4, 5, 6, 7, credo che sia la misura giusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì. E con le Ancient, con la mod che non ho mai fatto prima, appunto, vedete che comunque lì sotto c'è il nostro acquisto accumulator, che è la Magical Crops. Ora, è una mod abbastanza famosa e credo che sia anche molto bella. E non l'ho mai fatta prima in una mia serie, o comunque non ho mai guardato prima come funziona. Quindi sì, andremo a farla presto. Inoltre volevo fare anche, quando abbiamo abbastanza terra, quindi probabilmente andrò a prendere un po' di più terra, una piattaforma 25 blocchi lontana dalla nostra isola di grass, per far spawnare gli animali. E siccome possiamo creare la grass, la trovo una buona idea. Tra il resto qui ho messo questa slab, così che noi possiamo colpire i mob, ma i mob non possono colpire noi, perché le pozioni delle witch stavano diventando veramente un po' pallose. Ok, quindi si può giusto stargli a FK-are un poco. Allora, e perché sono sceso qui sotto? Perché volevo più zombie flash. Prendiamo tutta la zombie flash che abbiamo, tanto non serve a molto altro. Vediamo se la fai la zombie syringe, i graveyard soil che non mi serve, mob target list non so cosa cacchio sia, lavato ok, enchanter per fare smite ma non ci interessa, drying rack e nulla di molto altro. Sì, insomma serve solo a fare la terra. Terra, boom, bitch. Del resto, non so se l'ho già detto nello scorso episodio, ma la di Ender ne ho preso due tre. Non so se la posso fare. E appunto, di Ender, se guardiamo nel punto qui, ci dice che increased Ender Pearl and Squid Drops. Quindi, possibilità, cioè, ci fa droppare più Ender Pearl dai cosi. Qui devo anche automatizzare il raccoglimento di questo coso. Del resto, essendo che abbiamo la mod della... credo che sia la Harvestcraft, noi possiamo semplicemente right cliccare e ci darà solo il grano. E quindi bene, insomma. Per la... ma no! Magical Crops. Dimentico che qui ho sempre una zappa con me, perché anche la mia ascia. Per la Magical Crops vogliamo intanto avere un terreno arato e bagnato. Non credo che rifarò lo sprinkler. Credo che... Enderman di merda, dovete morire. Credo che farò semplicemente... dove sei? Dammi la terra. Dammi la terra. Ti ho detto io. La terra. Vabbè. E non faremo questo, penso che entreremo solo
coso di acqua qui in mezzo da mercare, ragazzi. Un cicchio d'acqua volante in mezzo, perché non ci serve lo sprinkler per la Magical Crops. E where is my bucket? Qui. E ce l'ho anche pieno d'acqua, quindi fail. Allora, piazziamo il nostro secchiello qui. Boom. Poi zappiamo tutta la zona. Perfetto. E sì, dopodiché ci serviranno dei mincio seed, perché tutto questo mincio che stiamo avendo, che si sta droppando i mob, e può essere anche farmato, e siccome ne servirà veramente, fidatevi, tantissimo, da quello che, appunto, da quello che so, perché non avendo mai fatto il mod, non so moltissimo su questa mod, ma sono sicuro che imparerò col tempo. Possiamo prendere giusto uno stack di mincio e craftare dei nostri primi mincio seed per farmarli. Quindi poi facciamo così e così. Se non sbaglio, yes! E insomma, la Magical Crops è tutta una mod con delle crop, appunto, quindi con delle piante, che si possono farmare per creare cose molto fighe, come possiamo farmare più o meno qualsiasi cosa vanilla, compresi diamanti, enderpearl, eccetera. Le enderpearl soprattutto sono quelle che sono più intenzionato ad andare a prendere. E credo che, ad ogni modo, quante ossa abbiamo? Del resto ho preso il mio cappello perfetto, cioè... Lancet, guardate. Il mio secondo cappello preferito. E il primo lo vedremo nella serie. Oh, ciao a tutti, Lancet! Peach, please. E tra il resto si potete vedere che tra episodi sono riuscito anche a prendermi una armatura piena. Quindi, yes! Ok, abbiamo proprio poche ossa, quindi... Ne prenderei proprio giusto un paio. Ah, intanto... Già che prima mi sono dimenticato, facciamo più terra, quindi mettiamo il nostro zombie flash qui dentro e verrà trasformata in terra tramite una magia nera. E dopodiché prendiamo giusto un paio di bone meal, ma proprio giusto un paio. E credo che basti, non lo so, cosa dite basta? E lo mettiamo qui dentro allo sprinkler, che lo applicherà da solo alle piante, quindi è un auto bombillatore. E dopodiché bombilliamo un po' il nostro mincio. Funziona? Credo di no, eh. E sì, voglio più piante di mincio, quindi so come procurarmele. Mi servono semplicemente più semi. E possiamo craftare degli altri seed crop thingy cose. Poi vado a prendere più mincio. Ad ogni modo, per intanto, piantiamole. E non so se serve qualcosa di particolare per farle crescere. Infatti, devo informarmi di più. Adesso vedrò. Per appunto, come già detto, sono un abetto su questa mod. Dovrò guardarmela veramente meglio. Quindi adesso scendiamo, perché sennò faccio figurina con voi. Prendiamo un po' di stack di mincio in più. Saliamo e andiamo a craftare un po' di semi in più. Allora, vediamo intanto cosa possiamo fare. Magical Crops. Dov'è? Dov'è? Magical Crops. Boom. Ok, potete vedere che ci sono tutti questi semi. Per esempio Emerald, Diamond Seeds, Experience Seed, Quartz Seed, che mi interessano moltissimo. Possiamo farmare i mob, i ghast, più o meno tutti. Nature Skills, Protection, Mincio, Emerald Quartz, Lapis, Glowstone, Obsidian sono alcuni che voglio. Dai, anche mi piacerebbe avere. Questi sono tutti quelli elementali. Non lo so, adesso vedremo. Ah, forse ci serve questo. Può darsi. E ad ogni modo ci servono tutte queste essenze, tutte queste cose fighe, per le quali, perché è solo una cosa visuale, appunto. Vedete che se io trascino sembra che me la dia, anche se in realtà non me la dà. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, ci servirà un infusion stone. Per esempio, vediamo i nostri primi semi tier 1 dai mincio seed. Possiamo craftare questi mincio seed per fare altri semi, che sono per esempio i coal, dye, water, fire, earth, air, redstone, glowstone, obsidian, iron. Insomma, ci serviranno tantissime di queste cose. Una delle prime essenze che possiamo prendere è la accio, presumo. Infatti servirà una weak infusion stone, quindi un diamante e del mincio. Ne avevo già diamanti, anzi, quindi sì. Stiamo avendo un buon quantitativo di diamanti, abbiamo 16. Stiamo avendo un buon quantitativo di diamanti. The Italian, bitches. Allora, questa weak infusion stone ci trasforma il mincio in accio, quindi facciamo uno stack di accio. Credo che faccia così, allora. E come si fa? Utilizzo... Ah, con 4, ok. Quindi facciamo così, così, così e così. Facciamo uno stack di accio. Vedete che viene ridotto. Quindi sì,
praticamente ci servirà tantissimo miggio. Con questa possiamo creare dei semi nuovi. Intanto voglio riempire un quarto di quella farm con dei mincio seed, così possiamo farmare più mincio. Quindi riempiamo, facciamo altri 8 mincio seed. E facciamo così, così. Sì, sembra abbastanza. E poi questi li teniamo. E con questi mincio seed credo che possiamo fare anche gli ghiaccio seed. Per esempio così. O così. No. Ok, perfetto. Sono veramente un nabo in questa mod, ragazzi. Coral seed, ad ogni modo, credo che sia uno dei primi, delle prime piante che possiamo prendere insieme alla dye. Adesso wait. Ok, credo che il tier 1, quindi il primo tier di cose, sia tutto quello che si può fare con l'accio, vedete che è questo. Quindi possiamo andare fin qua, poi già la redstone è tier 2. Quindi vorrei provare a fare degli earth, uno di quelli della terra, perché probabilmente ci fanno farmare più terra, non lo so, voglio provare. Quindi seed lì così e terra così e accio qui intorno. L'ho invertito? L'ho invertito. Facciamo degli earth seed e piantiamoli, vediamo che cosa succede. Li lasceremo crescere. Credo che non possiamo abbomillarli, vero? No, non sembra. Ad ogni modo, abbiamo una Magical Crop Farm attiva. Adesso gli farò il bordino intorno perché mi piace fare i bordini. And I'll be right back. Tra il resto, volevo guardare. Non so, appunto, ora non ce l'ho. Quindi possiamo appoggiare tutte queste cose della farm qui dentro. Quindi piazzerei le ossa tutte qui, per esempio. Quindi qui, 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 qui e qui. E la nostra Wiki Infusion Stone, i nostri semi, il nostro mincio, il nostro accio. Li mettiamo tutti qui, anche questi perché ci serviranno più tardi. E il nostro grano pure. E sì, siamo più o meno a posto. Possiamo gettare questa freccia che non ci serve. E possiamo proseguire col nostro mestiere. Prima di continuare appunto con altre cose nuove, belle e fighe, intanto vediamo, abbiamo altre 14 terre. Potente. Puntuale di 20. E volevo guardare l'Achievement Book, perché è un po' che non lo guardiamo. Voglio vedere se abbiamo completato nuove missioni. Quindi non so dove cacchio io l'abbia messo. Forse l'abbiamo anche perso, tra tutti i nostri morti, eccetera. Credo di sì che l'abbiamo. Ah no, è qui, eccolo qua. Achievement Book. Allora, guardiamo gli Achievement Books. Allora, questi li abbiamo fatti tutti. Stone Age, make a dark room for mob spawning. Allora, c'è scritto di fare una dark room. E per far spawnare i mob. Io credo che questa sia un po' più che una dark room, quindi lo considero fatto largamente. Fai un field di grass per far spawnare gli animali, lo faremo oggi. Build a second layer, un livello sotterraneo, l'abbiamo fatto, è lì. Anche se non è proprio un fantastico livello sotterraneo, vabbè. Make obsidian non l'abbiamo fatto. Make a tinker's console smelter non l'abbiamo fatto. Upgrade tinker's tool non l'abbiamo fatto. E automate your cobblestone generator with a transfer node l'abbiamo fatto da secoli. Update un monster spam più kill monsters automatically, facendo morire i mostri automaticamente e muoiono lo stesso. Fai un watering can, non l'abbiamo fatto. Prepara spazio per questo, sì. Prendi un mincio seed, l'abbiamo fatto. Fai un matto che l'abbiamo fatto. Comincia una food farm, una mincio farm, l'abbiamo fatta. Usa uno sprinkler, l'abbiamo fatto. E basta, credo che siamo più o meno a posto. Ok, perfetto. Allora, c'è scritto, tra il resto, negli achievement. Fai delle lily pads of fertility per velocizzare il tutto. Vediamo. Allora, lily pads of fertility. Come si craftano? Con una ninfea. E che credo che possiamo prendere. Oh, con la Magical Crops. Interessante. E questi che sono semplicemente acqua, gunpowder. Ok, interessante. Quindi possiamo lavorarci nel prossimo episodio. In questo. Cioè, non in questo episodio, ma ora. Voglio fare una piattaforma appunto per far spawnare i mob. La vorrei fare qui perché è un po' roba naturale, insomma. Lo facciamo qui, perché no? Quindi, allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21. Dobbiamo farla 25 blocchi lontana, ricordate. E non solo perché c'è scritto qui, ma anche perché fa così che funziona Minecraft. E sì, quindi possiamo prendere del legno, craftarne un po' di più. Boom, boom, boom. Prendere le nostre ultime dirt. Ci stanno ancora facendo. Quante ne abbiamo? 20, dobbiamo fare un 25 blocks. Secondo l'achievement, quindi sì.
Terrasso è quello che ho fatto anche qui, quindi senza neanche volerlo ho fatto giusto. Intanto riparerei i miei strumenti, voglio livellare un po' il mattock, l'ascia non serve neanche più. Volevo livellare un po' il mattock, anche se poi questi picconi e quest'ascia purtroppo non andremo più a utilizzarli, perché in uno dei prossimi episodi aggiorneremo i nostri strumenti per farli di materiali molto più belli. Probabilmente in 2-3 episodi, quindi sì. E 25, perfetto, allora adesso faccio subito, ecco stavo già per cadere, faccio subito la slab work per evitare di cadere, via. E appunto dicevo che l'ascia non ci serve neanche più perché il mattock funziona da ascia, quindi GG per il mattock. Allora facciamo subito lo slab work per non cadere. Tra il resto la nostra isoletta sta diventando molto bella, non vedo l'ora di poter volare e poter uscire dall'isoletta per vederla dall'alto. Adesso devo ancora pensare a un modo per volare perché non abbiamo l'advanced genetics purtroppo. Facciamo una crafting table proprio così al momento, super easy, perché voglio avere una crafting table più o meno dappertutto in questo posto, perché posso. E boom, mettiamo qui, facciamo più slab, credo che bastino, boom. Sì, bastano sicuramente 24. Boom, 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 boom. Probabilmente dovrei usare la cobblestone per costruirle, però non lo so. C'è una farm naturale, quindi non mi sento di dover usare la cobblestone. È anche una cosa un po' di principio. No, non volevo metterlo lì. Dammelo. Ok. Volevo ora mettere questo qui e poi mettere la terra qui. E cominciare il nostro recinto animalesco. Quindi, se riesco a piazzare questa fattuta non lì. Merda, mi sa che non riesco a. Infatti. E qui. Piazza la terra. Piazza la terra. Perché non piazza la terra? No, aspetta, se io provo a far così. Non mi piazza neanche la slab. Ma sei tu sotto che rompi le palle? Ok, adesso io posso piazzare questa? Sì. Posso piazzare la terra? Piazza la terra. Place the dirt, bitches. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi poi facciamo tutto così. Dammi questa. È strano pensare comunque come la terra sia una delle risorse più importanti, quando di solito è una delle risorse più abbondanti. Veramente, non lo so. La Sky Factory ti gira completamente il modo in cui sei abituato a vedere le cose su Minecraft. È fantastica questa serie, mi piace veramente moltissimo. E abbiamo 4 pezzi di terra, credo che non bastano. Credo che ce ne mancano ancora 2. Ad ogni modo possiamo far così. E così. Poi possiamo andare a prendere i nostri grass seeds che abbiamo lasciato in questa chest qua, non so se ricordate. Ush, prendiamo. No, non saltare. All the wheat, bitches. Non so che mod è questa che ci permette right click. Credo che sia la Harvestcraft. Adesso non vorrei dire minghiate, però. E sì, prendiamo i nostri grass seed che abbiamo messo qui dentro. Possiamo tornare indietro. Non posso aspettare per avere le travel anchor. E mettiamo per esempio qui, qui e qui. E poi per aiutare lo spreading voglio creare un watering can. Ok, la recipe è molto facile, solo del ferro. Una bowl e del bone meal. Credo che questa versione sia la versione per la peaceful, per chi non ha il bone meal. Quindi vediamo, cuociamo i nostri 5 pezzi di ferro. Potremmo averne già alcuni, no? Peccato. E quindi prendiamo il nostro ferro. Facciamo i nostri 8 pezzi, 16 pezzi, sorry. Cuociamoli. E aspettiamo nel frammente. Possiamo prendere il nostro legno. Creare una bowl, 4 bowl a dire la verità, e poi metterla in questo modo, metterci sopra il bone meal e dopodiché aspettare il ferro. Intanto sto facendo la mia pulizia quotidiana di golden bag, di reward bag a dire la verità, ma vabbè, lo stesso. E sì, ce n'è rimasta una sola e nulla di interessante. Perfetto, allora vediamo quanto mincio abbiamo, 6 stack, 3 stack di ender, oh, questa farm funziona così fantasticamente. Sono così contento. Tu devi morire. Un giorno o l'altro quando ho della corrente metterò un grinder anche per velocizzare un po' il tutto. Però vabbè. Per adesso la nostra cosa del cestino ora funziona. Non so perché prima non funzionava, ma vabbè. E abbiamo un Enderman Head. La Ender IO, questa è utilissima per la verità. A parte
fatto che non posso mettermela, però posso piazzarla. E a parte quello mi servirà più tardi per fare delle cose, quindi sì, fidatevi che questa servirà. E back to the work. Allora, ho messo un po' in questa chest tutte le minchiate random che ho tolto dalle loot bag. Quindi voi andate dentro, tutto qui. Giusto per avere l'inventario un po' più pulito. Ok. Allora, vediamo, abbiamo l'ultima terra che ci serve. Sì, perfetto. Andiamo a finire. Qui la grass ha un po' spreadato, ma quello che sto cuocendo il ferro per fare quello che sto... Cioè, beh, avete capito, insomma. E mi servirà per velocizzare un po' il tutto. Quindi prendiamoci uno stack di cobblestone, perché... Uno stack di cobblestone. E... Hop, hop, hop. Non so perché ho degli smeraldi, ma va bene. E allora, cosa... Ah sì, il ferro. E possiamo craftare, ho già preparato qui, se non sbaglio, esattamente, il nostro watering can. Non mi ricordo più come si fa, così credo. Sì, boom bitch. Questo possiamo riempirlo d'acqua, così. Così. E adesso vedete che è pieno d'acqua, appunto. E se noi adesso andiamo, non so se spaventa anche gli Enderman, sarebbe fantastico se lo facesse. Tipo... Si c'è un naffio. Funziona! Non ci credo. Ok, oltre ad innaffiare gli Enderman per farli spaventare, noi possiamo... Ciao, senti quello che non faccio più. Possiamo appunto innaffiare le cose per far velocizzare un po' il tutto, vedete? Perché il processo è decisamente più veloce. Minchia. Mi ricordavo che era veloce, ma non così veloce. Ok, perfetto. Qui ora gli animali spawneranno, quindi io off camera e metterò le slab tutto intorno per evitare che gli animali cadano. E I'll be right back. Nel frattempo, ragazzi, volevo farvi vedere cosa succede quando una di queste magical crops cresce fino alla fine, insomma. Vedete, per esempio, questa è cresciuta. E sì, proprio. Quindi watering can, ecco, per esempio, il nostro earth è cresciuta. Adesso possiamo romperla. Wow, 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 che cazzo. No, what is happening? What? Ora non so cosa sia successo. Probabilmente non dovevo romperla con le mani. Non so come questa idea. E perché adesso forse nel senso Tainted Essence, cos'è questa cosa? Ho come in mente che sia questa che mi dà quell'effetto, vero? Sì, esattamente. Allora, questa cosa è malvagia. Ad ogni modo, questa possiamo usarla per creare una seconda infusion stone. Possiamo crearla per usare delle foglie, delle altre foglie, clay soprattutto, cobblestone non ci interessa, dirt soprattutto e earth essence blocks. What? Il crafting della terra degli earth essence blocks è uguale, quindi non lo so. Possiamo usarla per creare anche la sabbia, quindi veramente una buona cosa da avere. Ora non so perché non ci abbia dato i semi indietro, mi sembra strano che non ci abbia dato i semi indietro, ma non ce li ha dati. Quindi off camera, off camera mi informerò di più. Tra l'altro abbiamo anche una Essence of Nature, quindi boh. E sì, mi informerò di più sulla Magical Crops, come funziona, e cercherò di avere un po' di più progresso fatto. Ad ogni modo, neanche in questo episodio non c'è stato molto progresso, ma vi assicuro che ho programmi per il futuro per fare degli episodi mega lunghi con dei mega progressi e delle mega cose. Quindi per intanto per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione, vi rimando ai prossimi video che caricherò. E ciao ragazzi. Non ho fatto niente, ma vabbè, volevo colpire qualcuno. Ciao ragazzi.